Sara, non ti vuoi sta male, ma ti fa male dove? Dico, qua, vabbè, ma niente di... Dico, però un po' più su, qua sotto. Dico, sì, ma non proprio, un po' più su. E così, e tipo, quando mi è successo a me, mia moglie ha chiamato mia madre, che abitava al piano di sopra, e ha portato la macchinetta per misurare la pressione. Lo so che c'entra poco, però intanto era un dispositivo medico e quando abbiamo visto che comunque i dati erano peraltro parecchio sballati, cioè pensavo davvero di essere pressoché morto, insomma. Poi dopo il giorno successivo in farmacia abbiamo scoperto che era la macchinetta rotta, e non io ero sanissimo, però cioè, vado a capire in quel momento, insomma, fatto sta che monto in macchina, sfreccio alla velocità tipo 30-32 km orari verso il pronto soccorso di Frascati, mentre sto su via di Salè, che è una stradina buia peraltro, per niente trafficata, insomma, sento che il dolore alla spalla sinistra diventa un'immobilizzazione della spalla sinistra che scende fino alla gamba sinistra e poi passa in maniera speculare, diciamo così, democratica, insomma, sulla parte destra, e poi sento un paio di colpi forti, lancinanti, come dire, se pensi che non sia un infarto, adesso sei sicuro che è infarto, no? Quindi il cuore è la sede dei sentimenti col cazzo, cioè, nel senso, mai amore, cuore, baci, sempre che lo spade, frecce. Finalmente arrivo al pronto soccorso, apro la portiera dell'automobile, cado a terra, un'anima mia mi carica su una sedia a rotelle, entriamo nel pronto soccorso, io sono tipo una rockstar del pronto soccorso, passo avanti a tutti, gente morente ma anche già morta, e entro dentro, mi mettono su un lettino, mi stracciano la maglietta, mi mettono degli elettrodi sul petto, mi dicono non si preoccupi, è nelle nostre mani, che quando lo senti nei film americani pensi che questo non muore, quando pensi alla sanità italiana pensi pure adesso c'ho un infarto e mi dicono tipo che so, unghie incarnite, sti cazzi. Lago nella vena del braccio destro, lago cade a terra, esce il sangue al braccio destro, che io so un cazzo di medicina, ma quando vedete il sangue, forse secondo me, ci saranno medici in sala, ma secondo me se il sangue fuoriesce dal corpo non è mai una cosa positiva. Però io non sei una femmina in quei giorni, ma io non sono una femmina in nessun giorno del mese. Lago nel braccio destro, contemporaneamente con sotto l'occhio vedo che da una macchinetta esce fuori una specie di carta igienica millimetrata e dico, quello è l'elettrocardiogramma, dico figo, perché effettivamente tra qualche giorno dovrei farlo, chissà se me lo danno gratis, penso, no? Che se sto bene lo porto a casa con mio figlio, ci facciamo anche i disegnini sulla carta igienica millimetrata. Dopo una mezz'oretta sto da solo in quella saletta, dopo un'oretta arriva il medico. Capisco che ho fatto una figura in merda, effettivamente. Entra e mi dice, lei sta bene, complimenti. Lei fa molto sport, mi dice, dico io, no, zero, assolutamente niente. Mi fa, beh, potrebbe farne. Poi sorride e mi fa, potrebbe andare alle Olimpiadi. Come a dire, le Olimpiadi dei coglioni, no? Arrivo, resti secondo, magari terzo, insomma, quindi mi inserisci sul podio. Dico, dottore, ma io ho un'ansia. E lui mi fa, beh, l'ansia non è una malattia, dico lo so, dico, però sull'enciclopedia America Online ho letto che i sintomi che avevo io, dico, sono parificabili a quelli dell'infarto. Mi fa, ma se leggeva la voce lebra, che faceva? Incominciava a squamarsi, a perdere il naso e orecchie. Dico, dottore, io ho l'ansia, sto male, la sera non riesco a dormire. Mi fa, si prende qualche sonnifero, ci danno dei farmaci, anche bustine, roba anche buona, che sa d'arancio, limone, che fa addormentare anche gli elefanti. Dico, non posso prendere i sonniferi. Dico, perché se li prendo, quando sento che sopraggiunge il suono chimico, dico, mi pare che mi sto ammazzando, che mi sto suicidando, che sto morendo. Dico, io faccio l'attore, ma non sono mica per il mio rotto e mi ammazzo con i barbiturici. Mi dice, vabbè, ma che vuol dire? Dormire, morire, dormire, sognare, no? Come dice di Shakespeare, sono quelle condizioni verificabili. Dico, sì. Shakespeare dice, dormire, morire, sognare, forse, dice, non è per niente sicuro Shakespeare, il forse è importante, non scherziamo, dice Shakespeare, ogni parola ha un peso fondamentale, non era sicuro neanche lui, dico, dottore, glielo vado a dire a lei che è laureato a Shakespeare, che forse non è morto, che forse sta dormendo e che tra un po' si sveglia insieme a Euripide e Pirandello. Si affaccia alla finestra sera, vedrà che tutti vanno a dormire, si spengono le luci, le persone dormono e perciò a dormire anche lei. Dico, sì, lo so, ma io quando vedo che le finestre si spengono.
penso che le persone stanno morendo. E mi affaccio alla finestra dal mio appartamento e mi pare di affacciarmi su un grande camposanto. Dice, vabbè, però la mattina dopo vedi che le finestre si aprono, le persone bevono il caffè, mangiano, bevono, escono per le strade, se ne vanno a scuola a lavorare, però sì, te lo dicono, però poi la sera tornano dentro le case e si spengono le luci, sono una specie di vampiri al contrario. Dice, vabbè, conti le pecore, dico non posso, dottore, non posso, perché se dopo la quindicesima, ventesima pecora mi addormento sto bene, ma se le pecore diventano 40, 50, 60, dico, mi sento circondato dalle pecore. Dottore, io sto male insieme agli esseri umani, figuriamoci in mezzo alle bestie. Dice, vabbè, se ne va a casa, mia cosa addormenterà. Infatti entro nel pronto soccorso, uno che si è segato con una gamba, con la sega elettrica. Lui sì che è il primo nel pronto soccorso, però lo sta. Lui ce l'ha la malattia. Nessuno può dire no, è una cosa psicosomatica. Un cazzo, non c'ha più una gamba. Io dove metto i punti? Dove metto la gazzetta? Dove metto le pomatine? Dove ce l'ho la ferita psicosomatica? Vabbè, vado a casa. Prima qua vado a mettere no. Giuro che l'ansia non è una cosa legata alla politica, non ho l'ansia perché non conosco il futuro di mio figlio e di mia figlia, non è una cosa legata alla deriva nazionalista dell'Italia o del sud dell'Europa, non c'entra Merkel, la troica, c'ho l'ansia. Se sapessi cos'è farei qualcosa, ma non so cosa fare perché non so cos'è. Poi prima poi addormenterò. Vado a casa, dico magari guardo la televisione, sai, che una volta mi ricordo quando ero ragazzo. Di notte, no? Smettevamo di studiare per gli esami dell'università, mentre ci facevamo il caffè accendevamo la televisione, si vedevano, sai, quelle inquadrature all'alto, no? di quelli che giocavano a biliardo, e per me, che non capisco un cazzo di biliardo, quel rettangolo verde con le palline che si muovevano era una specie di mantra, io mi addormentavo, ma avevo 20 anni, dormivo meglio. Una volta la gente diceva, però di notte fanno certi programmi che solo di notte puoi vedere le cose belle. Adesso no, stronzate giorno e notte. Vabbè, magari leggo, ci sono quelli che leggono e si addormentano, però non leggono quello che leggo io, che leggiamo noi. Cioè, nel senso, noi quando leggiamo un libro ci piace leggerlo, no? Anzi, rimani svegli tutta la notte. Non è che posso incominciare a leggere Harry Potter solo perché c'ho l'ansia. Cioè, c'ho l'ansia, non è che sto diventando coglione. Io invidio quelli che si addormentano subito, quelli che si mettono a letto e sono sicuri, sono tranquilli, i vecchi compagni, che si salutano col pugno chiuso ancora adesso e si riconoscono, quelli lì si riconoscevano già allora, a Piazzale Loreto, sparavano a Mussolini e alla Petacci, dicevano troia a lei e infame a lui, ed erano tranquilli. Adesso il 25 aprile si incontrano con le medaglie, appese alle bandiere rosse, si salutano e sono tranquilli, oppure anche i fascisti, anche loro invidio, no? Si salutano col saluto romano e quello è il loro sonnifero, e gli ahi, e si addormentano. Oppure i tifosi, che hanno 11 eroi e tutto il resto, merda. Oppure i militari, che hanno una bandiera da amare e tutte le altre su cui sputare, capito, e odiare. Io non ho fede, io sono disarmato, io non faccio il tifo, io sono l'ansia.